Cari amici dell'arcipelago eoliano, cari concittadini, persone di Filicudi, di Alicudi, di Panarea, di Stromboli, di Acquacalda, di Lipari, di Pianoconte e di Quattropani, mi chiamo Francesco Rizzo, ho 37 anni, mi presento con la solita umiltà, ben sapendo che qualcuno ancora non mi conosce. Sono candidato a sindaco per l'arcipelago eoliano, sono eoliano, ho fondato un movimento con tanti ragazzi e con tante altre persone, imprenditori, commercianti, albergatori, costruttori, persone che fanno parte di questo contesto, persone che si alzano la mattina e lavorano dalle 5 in poi, persone che vivono e che studiano il disagio del nostro arcipelago. Ho fondato questo movimento e ho fatto una scelta, insieme a tutti gli altri, una scelta di coerenza, una scelta di dignità, una scelta di camminare a testa alta, contro magari tutte le logiche che volevano che non mi candidassi, e di candidarmi a sindaco per il comune delle Isole Eolie, per il comune di Lipari, il nostro splendido arcipelago eoliano. Cittadini, noi introdurremo una nuova tassa. La tassa è la tassa sul sindaco. Pensiamo che il sindaco debba dare l'esempio. Per questo motivo il sindaco, per il primo anno, rinuncerà al suo emolumento. Non percepirà neanche una lira. Continuerà ad andare avanti con la propria attività. Sarà il primo a fare un sacrificio ulteriore. E non perché Francesco Rizzo sia ricco, perché non lo è, perché è una persona che, come voi, lavora del proprio lavoro, perché è una rendita di posizione, ma perché Francesco Rizzo ritiene di dover dare l'esempio e di poterlo dare. Lo ha già fatto quando è stato difensore civico, perché ricoprendo questo ufficio ha devoluto il proprio emolumento per la costruzione di una chiesa. Bene, questo è il nostro modo di lavorare, questi sono i nostri principi, questo è il nostro modo di essere. Francesco Rizzo darà l'esempio. Chiedo agli altri candidati anche di sposare questa idea, di farla propria. Questa è l'idea che vogliamo portare avanti. Questa è l'idea che noi riusciamo a donare alla comunità. Questa è l'idea che in tutti questi mesi abbiamo perseguito. Nel momento in cui ci siamo presentati e abbiamo affrontato tutte le piazze, le assemblee popolari, nel momento in cui siamo stati vicini ai problemi della gente che si alza alle 5 di mattina e va a spazzare le strade e magari ha problemi per arrivare a fine mese, della gente che deve avere una casa, dei lavoratori della pomice, dei pescatori, insomma di tutti coloro che in questi mesi sono stati illusi, che in questi anni non sono riusciti ad avere una prospettiva, di tutti gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori. Di tutto il ragionamento che noi abbiamo affrontato con tutte le classi sociali, con tutte le categorie, con tutte le comunità locali, con tutte le contrade, anche con le più sperdute. Per questo il Vento Eoliano è un movimento che chiede il vostro consenso, che chiede perché ben sa che questo vento sta crescendo, questo vento è diventato una tempesta e comincia a preoccupare coloro che pensano che il risultato sia già assodato. Qualcuno dice abbiamo già vinto, bene, allora che giocate a fare? State a casa, non fate più campagna elettorale se avete vinto. Coloro che hanno inondato di migliaia di manifesti tutte le piazze. Bene, noi ci abbiamo messo la faccia, gli altri hanno messo i loro manifesti. Bene, noi ci abbiamo messo questa faccia e vogliamo che comunque questo impegno continui. L'abbiamo fatto accanto alle categorie più umili, l'abbiamo fatto accanto alle categorie più disagiate e continueremo sempre a farlo. Ho il pregio di parlare dalla scalinata di San Bartolo, da sotto le mura, da questa zona nella quale il cuore pulsante di Lipari vive e continua a sognare. Vedete, noi chiediamo di fare una scelta di cuore. Vi vogliamo fare un ragionamento. Il vostro voto è libero, il vostro voto viene dato dalle mani, ma è condotto direttamente al vostro cervello. Il vostro cervello, se scriverà Vento Eoliano, sarà completamente libero, sarà un voto libero, non avrà nessun condizionamento. Nessuno nelle urne elettorali vi vede. Siate liberi, siate tranquilli e soprattutto vedete questo cambiamento. Vedete questa innovazione, vedete questa voglia. Soltanto la nostra preparazione è a vostra disposizione. La preparazione è accanto all'esperienza antica di tante persone che ci hanno dato i suggerimenti, i consigli su cosa fare nell'arcipelago in questi mesi. Che cosa fare in questi mesi? Per la pesca, per la natura, per la caccia, per attività tradizionali, per il commercio. Crediamo in questo grande rilancio dell'arcipelago eoliano. Crediamo che l'arcipelago sia capitale europea e che lo sia capitale della gioventù e della cultura. Noi vogliamo tornare a quell'antica tradizione, a quell'antico nostro modo di essere, persino a quella nostra sacra ospitalità euriana che ormai viene quasi dimenticata. Noi vogliamo conservare quel garbo antico e quella grande voglia che ci contraddistingue. Per questo, attorno a una squadra di giovani sono state scelte delle altre persone che sono allo stesso modo piene di esperienza. Carmelo Travia, che sarà l'esperta della cultura e della bellezza. Anna Rita Gugliotta, che sarà assessore alla pesca, ingegnere Massimiliano Cortese, che sarà l'assessore all'urbanistica. E poi la nostra giunta,
oltre ad essere pubblica, perché tutte le sedute saranno pubbliche, aperte a tutti i cittadini, sarà aperta a tutte le persone intelligenti, a tutti coloro che hanno voglia di sporcarsi le mani e non le tasche per l'arcipelago eoliano, coloro che si vorranno sporcare le mani con la fatica di ogni giorno, con il sudore di ogni giorno. Cittadini eoliani, grazie per tutto quello che avete fatto, grazie per tutto quello che farete. Credete ancora in questa scommessa, perché insieme la vinceremo. A noi hanno detto che praticamente questa è una sfida impossibile, però a noi piacciono le sfide impossibili e tutti insieme ce la faremo. Grazie.